altre società è diverso, perché comunque diciamo quando siamo stati noi là ci hanno fatto un'accoglienza che non ti Quindi vi dico. siete vendicati al Non è che ci siamo ritorno. vendicati, però diciamo che le abbiamo ricambiate con la stessa moneta, Ma praticamente. speriamo che attualmente, spero per voi, non lo spero per l'Altavilla, che non perdete punti domenica, altrimenti dovete fare i playoff proprio di nuovo con l'Altavilla, di nuovo in casa a voi. E quindi diciamo che le regole di Prepariamo il ring intorno al campo. diciamo che le regole quest'anno sono un po' cambiate, sono 8 i punti di distacco Sì, tra la per non seconda e la fare i quinta. playoff, quindi voi vi mettete comodi, aspettate la vincitrice tra Nusco e Ventigano. Speriamo che sia così, che ce le guardiamo Che da casa. campionato è stato? Io ascoltando Mister Della Marra, inizio campionato, ho detto noi ci dobbiamo fare un campionato tranquillo, dove siamo arrivati già è troppo, Sì, ha allora. deluso, oltre le aspettative, e chi ha deluso? Ventigano ha deluso, è crollato ultimamente. Sì, Vendicano sì, ha mollato ultimamente, secondo me, dopo la sconfitta di Apice. Ah, diciamo che la Quando ha sconfitta di perso in Apice casa stavano con facendo la stessa cosa posto a Savignano, l'hanno messo un po' sul ring subito, e quindi io Sì, l'ho vista la partita, loro quindi hanno, diciamo, Vendicano ha mollato quando ha perso in casa con l'Apice, comunque largamente 3-0 con due espulsi e il portiere appunto che colpì a terra un ragazzo, e quindi secondo me lì ha mollato la presa. Poi c'è il Nusco, che comunque è una squadra che gioca molto bene a calcio, e diciamo che noi, come avendole avute una dietro l'altra come partita, abbiamo fatto Rocca San Felice, Nusco e Vendicano raccogliendo 9 punti, quindi diciamo che abbiamo fatto un girone di ritorno sopra la media, vincendo tutte le partite, soltanto un pareggio, quindi diciamo che due pareggi. dove vi siete azzoppati è sul, non dico Castelfranci come squadra, ma Sì, sul terreno di gioco di sul terreno di Castelfranci. Castelfranci, che ahimè ancora nel 2022 è Vabbè, un non è. campionato di prima categoria, però cioè, certi campi dovrebbero proprio abolirli. Avete giocato a palla a mano, là, non si gioca niente. Sì, sostanzialmente sì, ci mancava solo la cuffia un po' a tutti Allenando. quanti. Che venuto. Prima di passare a Cristian, perché sta qua, No, che tu fai. sai che devi fare i playoff col Taurasi un'altra volta, Lo so. quindi io l'ho visti domenica. Siamo già pronti, siamo. Siamo già pronti. Domenica avete il Domenica abbiamo il Ponte Ponte Romito, che Romito. tra l'altro il Ponte Romito viene a fare comunque la partita Vabbè, si della deve vita. salvare perché stanno tutti e tre Se in laggiù. caso di vittoria del Ponte Romito ci sarebbe la salvezza automatica a loro e noi non andremo più a fare la semifinale. Quindi sarebbe comunque un'altra battaglia anche domenica. E Per quindi dovete vincere per forza. forza, obbligatoriamente. Spinazzola, no, ormai è campionato, lo posso dire. Dai, non dirlo più, ma va, l'ho detto Aspetta. 10 volte. No, vabbè, Quale dopo. sono. Vabbè, l'Apice era già accreditata per vincere il campionato inizialmente, anche per la spesa squadra che è stata fatta, quindi comunque presi togliendo un po' guardabascio avanti, che comunque viene da 2 stagioni con l'Apice, ha un bacino dove ha investito molto. La squadra che ti ha impressionato di più in questo girone? Ma guarda. Allora, praticamente, vabbè, io Togli praticamente l'Apice. i primi. Io la prima parte di campionato l'ho fatta a Savignano. Io stavo a Savignano. Ah, voi siete andati dove si vince. Poi praticamente, vabbè, insomma, ebbi la possibilità di andare ad Apice e quindi feci questa scelta. Diciamo che alla fine, cioè, nel senso, come squadra a livello. Secondo me il girone di ritorno, la Savignanese, comunque ha dato un'impronta importante. Sia a livello comunque di gioco espresso, sia a livello di risultati, perché poi alla fine quello è stato il frutto del gioco, appunto, magari, e della coesione del gruppo che comunque hanno avuto e hanno riportato dietro. Però diciamo che alla fine noi, secondo me, come gruppo siamo sempre stati compatti, uniti, non ci siamo mai appunto disuniti, nonostante magari perdemmo la prima partita del girone di ritorno con loro ad Apice. Però comunque sia, c'è sempre stata, non lo so, quella voglia di voler arrivare all'obiettivo, probabilmente anche perché magari le pressioni sono anche state alte in un certo senso, perché comunque c'è, cioè, come ti dicevo prima, una società presente che comunque ti fa sentire il peso della maglia, molti ragazzi locali, tra cui comunque diversi ragazzi validi che hanno giocato anche fuori, poi chiaramente appunto magari i giocatori di esperienza appunto come Pino, come, non lo so, Riccardo Mesisca, un altro ragazzo di Apice che comunque, non, se non sbaglio, non aveva mai giocato ad Apice, era il primo anno, cioè, insomma, tutti i ragazzi del posto che comunque, a mio parere, comunque sono validi e potrebbero giocare, insomma, in qualsiasi categoria, magari a livello dilettantistico, insomma, dovunque, fuori da Apice. Che aria si respira ad Apice in questa settimana? Ma in realtà, cioè, attualmente è un po' un'arma a doppio taglio, cioè, nel senso che voglio dire.
nel senso che comunque ci aspettiamo la vittoria, perché comunque si spera che possa finire. A voi vi serve già un punto e già siete esatto, però comunque sia vorremmo finire bene davanti comunque ai tifosi, comunque credo ci sarà un palcoscenico importante, quindi sarebbe bello finire in questo modo. Però chiaramente c'è anche da sapere che comunque vai ad affrontare una squadra che allo stesso tempo ha bisogno di punti, perché se non sbaglio oggi giocava a ballata comunque 0-0 stavano a 20 minuti dalla fine. Eracle Scandone, Eracle a Felice Scandone, noi con l'Orsaro abbiamo, con l'Orsaro no, l'unico recupero era questo mi pare, se non erro, vabbè credo non vabbè, lo so. comunque sia, esatto, comunque affronteremo una squadra che comunque ha bisogno di punti per salvarsi, e sicuramente verranno a fare la loro partita insomma ad apice, anzi poi a maggior ragione comunque sicuramente saranno sereni e liberi a livello di espressione di poter fare, di poter dire la loro. Però comunque sia, noi la stiamo preparando bene e, insomma, sono fiducioso, la verità. Chiudiamo. Io sul tuo futuro te la faccio dopo la domanda, perché dopo entriamo in un altro palcoscenico un po' più vicino a voi. Dopo le scaramucce con l'Altavilla, visto che Savignano fa calcio da 40 anni e oltre, non era mai successo, è successo qualcosa in paese, il no, clima? No, il clima non c'è stato, diciamo, la gli situazione... hanno mandato a giocare tutto in terzo. Non è stata intaccata la squadra, il gruppo, e diciamo che siamo ripartiti facendo proprio partendo dagli errori che abbiamo commesso contro di loro, perché quella è una partita che cioè comunque voi avete visto da fuori, è comunque stata dominata nel campo in lungo e largo, loro mezza occasione, un rigore dubbio tra virgolette, e hanno fatto gol. Però purtroppo questo è il calcio, quindi diciamo che noi siamo ripartiti guardando gli errori che abbiamo fatto durante la partita e cercando di non farli più, ripartire appunto per finire bene il campionato contro Vallata, che adesso anche è un campo molto, diciamo, ostico, perché Vallata è un po' come Castelfranci, sì. Speriamo che quando giochi arriva San Nicola, speriamo che non piove, quindi I risultati sono entrambi di 0-0, sia Eracle che sarebbe Sant'Antonio di Rocchetta Sant'Antonio e Felice Scandone 0-0 e Vallatese Orsara 0-0, quindi sono tutti e due. Sì. Quindi me ne vado in secondo, sono più scendi le categorie. Me ne vado in seconda. Cristian, voi avete diciamo buttato all'aria, anche se il primo tempo, devo ammetterlo, il primo tempo del Taurasi tu stavi giustamente è stato in diretta, un gran bel primo tempo. Il secondo dopo, abbiamo cominciato a giocare. Secondo tempo avete giocato, avete creato anche. Siamo stati pure sfortunati, tra l'altro, abbiamo avuto un sacco di occasioni comunque. Domenica voi ci avete? Domenica abbiamo il Ponte Romito che è ultimo in classifica. Però Ponte Romito, in caso di vittoria a Bonito, si salverebbe automaticamente dal girone e noi non andremo in semifinale con l'Hellas. Invece attualmente siamo diciamo che vincere. Non andrete in semifinale in caso che il Grotta non vince contro Torre, quindi sì, però sarebbero tutti pronostici un po' pronostici. Che campionato è stato del, noi abbiamo avuto anche in studio Mister Greco, sì, ho visto. Che campionato è stato del Bonito, sopra le aspettative oppure? Guarda, secondo me non perché gioco nel Bonito, credo che il girone, diciamo, non era un livello molto discreto, diciamo c'erano due o tre squadre comunque tipo come Torella, Grotta, che comunque giocavano comunque a calcio. Però se posso dire un altro sport, no, cioè, se posso dire la mia, credo che a livello di squadra, a livello di gruppo, a livello di gioco, credo noi siamo stati la squadra più promettente del girone. Diciamo che siamo stati un po' sfortunati, perché comunque alcune partite le abbiamo sbagliate noi, non che sono stati gli altri più forti di noi, e adesso ci troviamo terzi in classifica per questo motivo qua. Diciamo che togliendo il Torelli, perché forse voi non sapete la storia col Torelli che è successo qui. No. La storia col Torelli, noi avevamo invitato il Torelli in trasmissione, volevano essere pagati perché erano prima in classifica, e quindi addirittura ci succede anche questo nel calcio dilettante. No, sì, quindi, questo non è il calcio dilettante. Togliendo il Torelli, molte società che sono venute in questo studio hanno detto che il Bonito è stata la squadra che proponeva il calcio bene. Diciamo che voi avete la fortuna di giocare in casa almeno la prima partita, la semifinale, sì, con il Taurasi, sì. su un campo comunque buono. Giochiamo in campo sul campo nostro, quindi sul diciamo campo, come lo conosciamo sul noi campo buono, e poi avete la trasferta, uno delle due, però potete recuperare due o tre settimane. Comunque pensiamo prima a domenica, che è più importante, poi vediamo le altre io cose. Vivendo a Taurasi posso dire, se perdete voi si salva se vincete si salva il Taurasi, giustamente tu prendi le parti del paese. È giusto che sia così. Va bene, chiudiamo un po' il cerchio dei campionati di prima e seconda categoria, perché è l'ultima, la penultima nella prima di chiudere, non l'abbiamo detto, sì. Forza Bonito, lo devi dire tu, quindi
Allora, entriamo un po' sulla questione perché loro tre, cosa hanno in comune, stanno in questi studi stasera. Io avevo invitato anche Enzino, però Enzino ha detto che ha appeso le scarpette al chiodo, non vuole più saperne di calcio. Si è appeso al chiodo. Si è appeso proprio al chiodo. Non è detto. Dipende tutti così. Certe cose fanno giri in mezzo ma ritorno. Allora, loro tre giocano in tre campionati, in campionati diversi e in tre squadre diverse, ma sono di tutte e tre di Melito. Quindi mi date il perché adesso che a Melito avete il campo sportivo da 3 o 4 anni non c'avete più la squadra? Perché? Che è successo? Chi come? Potete dire tutto quello che volete. Chi vuole partire? Non lo so. Chi parte? Il più grande, aspetta, dai. Aspetta, però mettiamola così, aspetta. Io... Prima che partiamo così. In caso che agosto-settembre costruiscono la nuova squadra a Melito, seconda, terza, per forza seconda, te la prima ti devi comprare il titolo, non conviene, ritornate a Melito? Dal mio punto di vista dipende, cioè dipende da un po' di situazioni. Può essere pagato pure tu. Da un po' di circostanze, insomma, dipende un po' da... Se fanno un progetto buono, iniziando dalla seconda, non voglio dire la terza. Chiaramente se c'è un progetto fattibile, credo che comunque l'idea, cioè se c'è un progetto comunque che... non è soltanto nel breve termine, ma comunque c'è un qualcosa di abbastanza professionale, appunto, dicevo, per prendere, per cogliere magari l'idea di qualche società che riesce a farlo magari anche in queste categorie, ma riesce ad essere professionale anche in queste categorie, allora a quel punto ovviamente magari uno il pensiero ce lo fa. Però ovviamente, cioè, se devi fare il campionato a scapoli ammogliati soltanto per avere un nome, è inutile, cioè, chiaramente. Diciamo che magari mettiamo a Tonino Di Chiara di nuovo in panchina. Magari lo magari. Chiamo io all'amico Tonino, ci parlo io. Magari. Enzino, mettiamo. Sì, vabbè, sarebbe bello perché comunque, cioè, nel senso, quello che ci manca in un certo senso, ne avevamo anche parlato in realtà prima del Covid, volevo dire, insomma, volevo aprire sta parentesi, con un altro ragazzo, credo lo conoscerai, Gigi Spinazzolo. Sì. Lui comunque era dell'idea di voler fare l'allenatore, aveva smesso con il calcio giocato, cioè avevamo, in realtà no, però insomma voleva smettere, quindi decise di provare ad avere un altro tipo di ruolo, insomma, in campo. E comunque ci facevamo questa chiacchiera, poi come ben sai purtroppo per il Covid, per più motivi, insomma, abbiamo evitato di fare, insomma, cioè, insomma, chi ha evitato per un motivo, chi... Vabbè, per un... quest'anno diciamo che dal 2020, 19-20 è conclusa come si è conclusa, poi 20-21 non ha voluto quasi rischiare nessuno, anche la FIGC ha fatto gironi assurdi anche quest'anno. Infatti sono molto minimi i gironi di prima e di seconda. Per esempio l'Eccellenza hanno fatto 3 gironi, hanno ristretto le partite, hanno fatto ristretto il brodo. Quindi, però l'anno prossimo dovrebbe tornare tutta la normalità. Io i miei dubbi che a settembre saremo in piena pandemia, ho i miei dubbi perché quello che sta succedendo in Cina, quindi vediamo un po' di problema. Quindi tu non torni, ma capito? No, non è che non torno, ti ripeto. Lui si fa la promozione. No, è giusto. Ma poi l'anno prossimo dove gioca Apice in promozione? Apice adesso praticamente... Devono fare il campo? Sì, devono fare il campo, già hanno iniziato determinati lavori per gli spogliatoi. Infatti proprio ieri li possono giocare ad Apice. Sì, perché comunque rifaranno il campo, cioè rifaranno il manto di erba sintetica, quindi cioè ci sarà anche la struttura comunque all'avanguardia, insomma ne avevano bisogno per la pure come bacino Apice, esatto. Perché è un paese beneventano, sì. Molto molto ampio. Martino, tu che fai a Savignano? Ma non ti conviene, giochi in banchino quindi... No, vabbè, comunque, allora mi appello a quello che diceva Umberto prima, col fatto che comunque noi l'anno scorso avevamo fatto, diciamo, una chiacchiera per partire di nuovo a Melito da una semplice terza categoria, però diciamo che comunque come armonia c'era la cosa, quindi si era creata una bella situazione intorno alla squadra con dei ragazzi e delle belle, diciamo, belle situazioni tra grandi e piccoli, insomma, però poi ovviamente per il Covid non si è fatto più nulla. L'anno prossimo dipende sempre dalla situazione del campo della squadra, nel senso che comunque se c'è qualcuno che investe il suo tempo intorno alla squadra e alla situazione calcio a Melito, allora possiamo parlarne. Cristian, qua ho capito che si due qua soltanto io, cioè, uno se n'è andato alla Puglia là, e un altro rimane per Benevento.
Tu stai confinando, ti mettono il muro. Io sto giusto in mezzo. Stai, la via che va internamente, Bonito Merito, te la chiudono. Cioè, tu torni, metti proprio il blocco là. Tu torni. Allora, ti dico...